Ciao a tutti ragazzi, sono XWired e bentornati sul mio canale. Oggi come vedete siamo su PES 2016 e siamo nella modalità MyClub. Ragazzi, avevo deciso di portare una serie, incominciare una serie su questo gioco nella modalità MyClub. Vabbè, le pronunce sono proprio il mio forte. Avevo deciso appunto di incominciare un Road to Division 1. Ho visto molta gente che porta su YouTube Road to Division 1 su FIFA e non ho mai visti su PES. Quindi ho detto, ma sì, perché non provare a farlo qui su PES? Io intanto già vi dico che ho fatto la mia prima partita, giusto per vedere un po' come sono le meccaniche di questo gioco. Io non mi trovo per niente, anche perché sono abituato su FIFA e quindi è anche quello. Abbiamo già perso la nostra prima partita, ovviamente. Adesso vi farò vedere la mia squadra. Se si muove, ok, perfetto. Abbiamo questo 56 in porta, se mi fa andare lì, perfetto. Ok, sono proprio negato. Abbiamo questo 56 in porta che è una segaccia anale, ogni tiro è un gol. Quindi io non so se si può... se si possa comprare o no un portiere, o se bisogna per forza trovarli nei pacchetti, che poi non sono neanche pacchetti ma sono palle. Poi abbiamo questo terzino destro 60, difensori centrali 59-61. Poi abbiamo il terzino sinistro Roberto Carlos 87, trovato prima. Cioè sì, prima. Visto che ho aperto un pacchetto, ho una palla, fatto una specie di... non lo so, ho aperto qualcosa e ho trovato lui. C'era praticamente la 100% di possibilità e quindi sono riuscito a trovare una leggenda. Ed è proprio lui, magnifico. Poi sono riuscito a trovare anche sempre un altro pacchetto barra palla, De Jong, che comunque può andare bene per ora. E infatti, come vedete, hanno un pochino di energia sprecata proprio perché ho fatto una partita. E poi abbiamo il mediano, vabbè, 61, trequartista De Paola, che questo qua è veramente, mi è piaciuto nella partita che ho fatto, però vabbè. Anche la punta Enston non è male, abbiamo Montero qui, anche questo non è male, poi vabbè, Bale, spettacolo. Cioè, poi avevo trovato anche lui, che mi pare che sia Nando, sì esatto, che poi tra l'altro non sapevo neanche che fosse andato nello Sporting Lisbona. E boh, niente, quindi oggi avevo in mente così di fare solo una partita e poi vedremo più in là, magari ne registrerò altri su proprio qui su questo gioco. E niente, che dire, noi ci vediamo in partita. Eccoci qui, siamo qui, Real non ci ha detto, Manchester United. E ragazzi, questa è la mia prima partita con voi. Abbiamo una squadra piuttosto forte per questa divisione, credo e spero che sia così veramente. E io come comandi userò sempre quelli di FIFA. Ovviamente tiro con il cerchio perché sono abituato così e sennò sarebbe un casino. Questo già vedo che sa giocare perché si difende molto bene. E io, attenzione, Roberto Carlos, De Paola si gira, sei una merda. E mi giochi, prima mi giochi bene, ora mi giochi una merda. Adesso vediamo un po' cosa farà. E allora Adi che la dà di merda, anche se non la volevo dare lì. Perfetto, allora Roberto Carlos parte con la sua velocità. Roberto Carlos, attenzione. Dai, oh. Palla recuperata, ancora Montero, cazzo. Potevi darla bene. No, perché ha fatto questo stop di merda? Buono De Paola, buono. Ancora lui. Dai che questo lo fai. Non è vero. Io che ci credevo pure. Attenzione, il possesso del Manchester United nell'area nostra. Attenzione, via, dalla via. Che è rimessa nostra. Allora, Adi, con la walkbar, Ali alla walkbar. Dai, Keon per Roberto Carlos, che parte con la sua velocità. Qua non deve proprio vederlo nessuno. Buono il passaggio, buono, attento che, madonna, vai, e la dai. Tira Bale. Sì! Primo gol su questo fantastico gioco, spettacolare, che poi non era neanche Bale, era Enston, ma va bene, un gol così da un 61, un 60, quello che cazzo è, veramente spettacolare. Dai, Amid Aldrin,
dai che la prendi, buono, vai Aston, vai Aston, Bale, Bale, ancora tu, dalla, dalla, perfetto, 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 perfetto! Madonna mia che gol! Fantastico Montero! Ottimo, è 2-0 in meno di 2 minuti di gioco, non lo so, boh, no, no, non lo voglio prendere il gol. Madonna, grande Nando, il muro difensivo. Ho parlato, ho parlato, ho parlato. Che palle, Fernando Torres. Che tra l'altro qui su FIFA devo dire che i giocatori sono fatti molto meglio di FIFA. Proprio anche la, come la visuale, come, come si vede il gioco, proprio il gameplay è comunque molto meglio di FIFA assolutamente. Su questo proprio non, non devo dire niente. Comunque abbiamo finito il primo tempo, abbiamo giocato bene, ci sono stati quei 2 minuti in cui abbiamo segnato 2 gol ed è buono e secondo me ci sta tutto e dobbiamo andare a fare almeno un altro gol, così chiuderemo la partita, anche perché ci hanno segnato un gol stupido e a cosa devo attendere? Ok, meglio. Eccoci qui, siamo ritornati col secondo tempo. Se magari battessero mi farebbero un bel piacere. Ok, hanno battuto, noi cerchiamo di aspettarli. Comunque c'è da dire che veramente questo gioco è molto più realistico di FIFA. A parte va bene gli angoli che... Oddio, oddio, oddio. Sì che è tuo, sì che è tuo. Madonna, con un pizzico di culo avremmo segnato anche un altro gol. Ma va bene, va bene, va bene, ne segneremo un altro. Questa occasione è andata in fumo, però la prossima di sicuro segneremo. No, ma mi sto incazzando! Mi sto incazzando tanto! Mi sto incazzando tanto prendere un gol subito così a caso, quando non hanno fatto neanche un'azione, oltre a questa, nel secondo tempo. Non lo so io. Poi perché c'è scritto Kennedy 78 là sotto? Perché? Vabbè. Buono. Allora andiamo al middle green. Buono per De Paola. De Paola che la dà a Montero. Montero che la dà a Aston. Aston, Aston verso Montero. Montero che la dà. Perfetto, perfetto. Buono, buono, fa niente, fa niente. Buono De Paola. Vai Montero. No, 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 no. Questo fa la merda ora. Cos'è successo? Madonna che culo. Allora De Jong verso De Paola che sta morendo. Adesso farà un cambio probabilmente perché De Paolo sta morendo. Ok, Montero che beffa quel coglione. Noi la diamo indietro. Vai, ok. Adi, Adi che la dà velocemente. Attenzione per Aston. Aston, cazzo, volevo dare infiltrante ma non c'è arrivata, neanche l'ho passata, però va bene lo stesso. Dai, Roberto Carlos, perfetto. Troppo forte questo giocatore, troppo forte. Ancora palla per Aston, il nostro centravanti. E allora Bale, e allora Bale che la dà a Montero. Montero, ancora lui, ancora lui. Montero! 3-2. Attenzione Roberto Carlos, vacci tu, vacci tu e prendila, buono che... Persone che non so neanche pronunciare il nome. Montero, Montero, ancora lui. Fantastico questo giocatore, fantastico. E allora Aston, dai che ci vai di fisico. Dai che nostra, non è vero. Allora, attenzione Manchester United che sale con Vasquez. Io devo fare la sostituzione, mi dimentico sempre. Allora, vai Montero, Montero per Aston, come cazzo si pronuncia. Allora Bale che, madonna mia, sbaglia tutto. Dai, attaccano ancora con Nico Lopez. Noi siamo pronti, noi siamo pronti. Intanto io devo fare un cambio, ma... No, no, mi sto incazzando. Meno male, meno male. Ok, abbiamo vinto questa partita, fantastico. Inoltre anche la mia prima partita vinta su MyClub. E inoltre anche la prima partita registrata con voi. Quindi io direi che è andata piuttosto bene. Esatto, esatto. Montero ci sta, migliore in campo. Sì, sì, migliore in campo, esatto, con la valutazione più alta. E niente, abbiamo giocato davvero molto bene. Non mi aspettavo di giocare così bene, perché comunque è la mia seconda partita. Mi fa piacere perché sto iniziando a capire un po' come funziona questo gioco. Comunque ancora dovrò capire se ci sono o meno
i contratti, comunque le stesse cose che ci sono su Ultimate Team, perché credo che veramente sia diverso da Ultimate Team. Non lo so, comunque dovrò bene testare ancora questo gioco e di sicuro una cosa è poco ma sicura, questo gioco è davvero spettacolare, davvero bello. Quindi, se il video ti è piaciuto, lascia un commento, mi piace per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video.